Eccoci, ben ritornati in diretta su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre. Siete su Una Mela al Giorno se siete insomma capitati in questo momento. Io sempre accompagnata dal mio amico Willy, che continua insomma anche lui ad aggiornarvi sui principali temi della sanità e dell'attualità. Abbiamo parlato di pazienti fragili, pazienti vulnerabili, di come l'emergenza sanitaria e pandemica che stiamo vivendo non può dimenticare anche insomma le persone che hanno una patologia neurodegenerativa come quella d'Alzheimer. Abbiamo aperto con il collega Andrea Lupoli nella prima parte sulla situazione sanitaria in Campania per andare a vedere anche che cosa non sta funzionando, quali sono naturalmente i dati, come sta proseguendo la campagna vaccinale. E adesso invece vi diamo insomma quella che può essere considerata una buona notizia, un intervento che è stato effettuato mini-invasivo, pensate, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. È un intervento salvavita, e già questo insomma, già lo stesso termine porta comunque con sé una connotazione positiva. Un intervento salvavita in emodinamica su un bimbo nato alla 25esima settimana, quindi un bimbo pretermine. È stato effettuato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ce ne parla, che è qui in collegamento Skype con noi, il dottor Gianfranco Butera, che è il responsabile di cardiologia interventistica, dovrebbe essere qui in collegamento. Benvenuto. Salve, grazie per l'invito e grazie per essere con voi. Grazie per essere qui, dottore. Allora, innanzitutto le volevo fare una prima domanda su come è stato svolto questo intervento e anche per far capire un po' ai nostri telespettatori l'eccezionalità, prima di andare a vedere invece quello che è il dotto, insomma, di Botallo, no? Che anche lì bisognerebbe aprire una finestra su quello, e poi tutto collegato, anche l'eccezionalità comunque dell'intervento. Esatto, sì, in effetti questo tipo di intervento viene effettuato per via transcatetere o percutanea, viene detto, cioè si fa una puntura, in questo caso si parte dalla vena femorale, che è una vena della gamba, quindi all'inguine, e attraverso la vena femorale si sale attraverso le vie venose normali di cui siamo dotati, quindi fino al livello del cuore e dei grandi vasi. In questo caso, il diametro dell'introduttore, quindi del cateterino, del tubicino che ci serve ad arrivare fino al cuore, è di circa poco più di 1 mm, proprio anche per le dimensioni minime del bambino in questo caso, che pesava poco più di 1 kg. E la bellezza di queste procedure è che in effetti attraverso questo cateterino, che è una struttura cavo, un tubicino cavo, è possibile far arrivare dove ci serve. Esatto, questo lo vediamo nelle immagini. È possibile far arrivare del materiale che ci è utile per dilatare delle strutture ristrette, delle valvole, oppure, come in questo caso, per tappare una struttura anomala, un vaso anomalo che non si era chiuso, che viene tappato proprio mettendo all'interno un materiale che è questa ancora la bellezza della tecnologia e dell'esperienza che abbiamo fatto. E che si restringe, che si schiaccia all'interno del tubicino con un diametro di circa 1 mm, che poi, una volta al di fuori appunto del catetere, riacquista la sua forma originale. In questo caso avevamo utilizzato un tappo, diciamo, un occlusore di circa 4,5 mm per una lunghezza di 7 mm, che quindi appunto invece veniva portato su attraverso questa struttura così piccola. Andiamo un attimo, La andiamo a bellezza di vedere. queste procedure è che poi appunto Ecco. basta sfilare i nostri cateteri attraverso questa puntura e comprimere per evitare il sanguinamento e quindi alla fine, se tutto procede come previsto, è poco più di una puntura, sostanzialmente poco più di un prelievo, dall'esterno si vede praticamente nulla. Ecco, dottore, andiamo a vedere anche la storia di questo bambino. Era un bambino nato pretermine, quindi alla 25esima settimana, che presentava questo difetto circolatorio, appunto, che è il dotto di Botallo aperto. Quindi c'erano tutti anche i rischi di un'operazione a torace aperto, no? Esatto, la particolarità appunto è legata al fatto che questi bambini prematuri, pretermine, pesava circa 730 grammi alla nascita ed era nato per 5 settimane di età gestazionale, quindi molto 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 prima della termine normale, il dottor Botallo è presente in quasi un terzo anche più di questi bambini. E che cos'è? È un canale, un vasellino che mette in comunicazione l'aorta e l'arteria polmonare.
E normalmente appunto questo si deve chiudere alla nascita, deve essere aperto prima della nascita, molto è fondamentale per la sopravvivenza del feto, ma poi quando si nasce si deve chiudere. Perché? Perché la pressione nel polmone scende, il polmone prende aria, si abbassano le pressioni, le resistenze, e quindi se c'è una connessione con l'aorta è una struttura in cui la pressione è più alta rispetto alla parte polmonare. E quindi ovviamente il sangue seguirà la direzione della pressione, andrà verso i polmoni, ingorgerà i polmoni, sovraccaricherà il cuore. Una serie di conseguenze ne derivano, e questo bambino purtroppo le aveva tutte, l'insufficienza polmonare con necessità di respirare attaccato al ventilatore e con ossigeno al 100%, lo scompenso del cuore perché appunto il cuore lavora molto di più, c'erano quote di sangue che... ha una circolazione poco utile. In più si crea delle sofferenze per l'intestino molto importante. Lui ha avuto delle enterocoliti, cioè delle forme appunto di infiammazione, infarto intestinale molto gravi, e l'insufficienza renale e anche delle emorragie cerebrali. Quindi il dotipotallo nel prematuro, se non si chiude, se è abbastanza grosso, è un problema veramente serio che mette a rischio la vita del piccolino. Normalmente si fanno dei farmaci, si danno delle medicine, e i colleghi della neonatologia sono molto bravi in questo, però normalmente si fanno uno o due cicli di medicine, di farmaci. In questo caso, dopo quattro cicli ancora la situazione non si sbloccava e quindi bisognava fare qualcosa di diverso. La chirurgia ha un rischio significativo, io sono stato responsabile del centro di cardiologia pediatrica e interventistica all'ospedale St. Thomas di Londra fino al mese di dicembre, e delle statistiche che avevamo raccolto dimostravano in Inghilterra, ma questo vale per tutti i paesi occidentali, una mortalità significativa, quasi del 5%, dopo chiusura del dotto per via chirurgica nei prematuri. Il trattamento transcatetere che lì avevo sviluppato aveva invece risultati molto migliori, per cui appunto abbiamo potuto usufruire di questa esperienza per ovviare alla situazione di questo bambino. Ecco, lei lo ha proprio citato, ricordiamo il trattamento transcatetere mini-invasivo è proprio un'alternativa, che tutto prende in piede e si sviluppa, si è sviluppata soprattutto insomma, nei circa 2 anni dagli Stati Uniti e soprattutto dall'Inghilterra. Esatto, diciamo appunto che gli Stati Uniti sono stati fatti i primi trial di studi randomizzati per confrontare tutte le chicche. In Inghilterra ho avuto appunto la fortuna di essere, diciamo, protagonista di questo sforzo di sviluppo insieme ai colleghi del Royal Brompton Hospital, che appunto insieme a St. Thomas erano due centri in cui si effettuavano soprattutto queste procedure. E quindi appunto il progetto adesso è quello di portare questa esperienza in Italia e di creare un network di colleghi neonatologi a cui insomma portare a conoscenza appunto di queste possibilità che sembrano essere appunto molto molto promettenti a più basso rischio e con un migliore diciamo outcome per i pazienti. Insomma, i rischi erano tanti e c'erano per la sopravvivenza, insomma, di questo bambino. Ricordiamo che è un'anomalia, l'ha detto anche lei, che interessa circa il 30% dei prematuri, soprattutto appunto i bambini nati con un peso molto basso. Questo bambino aveva su, insomma, 730 grammi, quindi insomma, come si può dire, un piccolo scricciolo proprio ad immaginarlo. Non abbiamo le foto in questo momento, ma sicuramente possiamo immaginare che cosa dovesse, cioè quello che anche voi avete visto insomma in quel momento, una bella responsabilità. Inoltre l'intervento, poi in base a leggendo un po' anche il comunicato, le notizie che stanno circolando, faceva parte però di un ampio programma proprio quasi innovativo che si prende in carico dei neonati proprio prematuri, quindi quello che sta facendo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, no dottore? Sì, già l'ospedale pediatrico Bambino Gesù si prende in carico i bambini prematuri con malattie con base genetica, cromosomica e altri tipi di situazioni anche molto complesse. Abbiamo aggiunto insomma questa possibilità che è il trattamento appunto transcatetere del dotto ipotallo e c'è molto interesse da parte dei colleghi neonatologi appunto delle strutture regionali e speriamo insomma che effettivamente ci possono essere anche tante altre storie
simile a questa di questa famiglia, di questo bambino che è potuto appunto tornare a casa, tra l'altro avendo recuperato completamente da tutti i punti di vista, per cui veramente ne siamo estremamente contenti e penso che sia una fortuna, insomma, per noi far parte, diciamo, di questi progetti anche molto più grandi di noi, insomma, di portare una speranza, una possibilità per una vita normale in queste famiglie e in questi bambini. È una nota positiva, bisogna farla anche riguardo all'evoluzione della stessa chirurgia, perché qui si tratta di una pratica mini-invasiva rispetto a, insomma, una valida alternativa rispetto all'operazione comunque a torace aperto, che è molto più rischiosa e che testimonia come anche la chirurgia piano piano si stia evolvendo, stia puntando anche sulle nuove, insomma, tecnologie. Lei cosa mi può dire, ecco, al riguardo, dottore? Sì, la chirurgia è cresciuta e i risultati come chirurgia sono incredibili. Consideriamo che 30 anni fa, 35 anni fa, 40 anni fa, probabilmente la mortalità era superiore al 90% nelle cardiopatie congenite, tra cui questa. Attualmente è probabilmente a valori intorno all'1-2%, estremamente bassa in casi estremamente complessi, per cui non siamo in antagonismo, no, diciamo. Con la chirurgia siamo in sinergia con i colleghi della cardiochirurgia, lavoriamo quotidianamente a fianco a fianco e lo sforzo è quello di ovviamente cercare di sviluppare quello che sia più favorevole per il paziente. Anche la chirurgia sta appunto procedendo nella direzione della mini-invasività, anche se comunque insomma. In qualche modo il torace o le strutture cardiache vengono aperte, si utilizza la circolazione extracorporea, una migliore, diciamo, una ridotta, sta sviluppando un ridotto impatto verso anche l'aspetto estetico, che è comunque importante, come appunto interventi per alcuni tipi di difetti, appunto per via toracotomica o mini sternotomica, insomma. Ovviamente si cerca di lo sforzo deve essere verso appunto la minore invasività possibile, mantenendo i risultati uguali o anche migliori. Assolutamente. Dottore, non le posso non fare questa domanda perché un po' stavo vedendo anche il commento del dottor Andrea Dotta, no? Il responsabile della terapia intensiva neonatale del bambino Gesù, che ha detto: dopo questo lungo periodo negli ospedali, il piccolo ha superato tantissimi ostacoli. Di che ostacoli, insomma, stiamo parlando, visto che il bambino poi per fortuna è tornato sano e salvo dalla mamma e dal papà? Di che ostacoli, insomma, si stava riferendo Andrea Dotta? E allora, gli ostacoli appunto legati alla prematurità e a tutte le complicanze della prematurità. Appunto, abbiamo detto che aveva una ossigeno dipendenza totale, una dipendenza dei suoi polmoni dalle macchine, dai ventilatori, una dipendenza da farmaci che dovevano aiutare il cuore. Aveva avuto una o due, se non ricordo male, emorragie cerebrali, un paio di eventi di infarto, diciamo, sofferenza intestinale, insufficienza renale, aveva iniziato anche a sviluppare una sofferenza della retina, perché in effetti quando, quindi degli occhi, quando si è esposti a ossigeno ad alta concentrazione in questa età, c'è un rischio di malattia della retina, anche di cecità, per cui stava iniziando cioè aveva già una serie di problematiche ad alto livello, quindi il polmone, i reni, il cervello, l'intestino. E iniziava a sviluppare anche delle altre complicanze, delle altre problematiche, per cui ha superato questo intervento. Sicuramente l'ha aiutato tantissimo perché, in effetti, già dopo pochi giorni la dipendenza ventilatoria era ridottissima ed era stato poi subato dopo pochissimi giorni dall'intervento. Però, appunto, ci ha messo del suo. I genitori sono stati sempre molto vicini e molto positivi. E quindi ovviamente gli ostacoli sono stati tantissimi, ha avuto una squadra di persone accanto a lui, prima di tutto i genitori, poi i colleghi della neonatologia e noi dell'emodinamica, però insomma il campione è lui, Un indubbiamente. approccio multidisciplinare, io aggiungo che i campioni siete anche voi, anche se giustamente lo fate quotidianamente, ma è giusto dirvelo perché affrontare un intervento del genere, oltretutto, voglio sottolinearlo, dottore, in piena emergenza sanitaria e pandemica, no?
Assolutamente, ovviamente la gestione delle cose si compie per tutti, anche per noi, però l'obiettivo che abbiamo sempre davanti è ovviamente anche noi cerchiamo di superare tutti gli ostacoli per raggiungere. Ecco, le chiedo, dottore, un'ultimissima domanda. Come state vivendo anche lì all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comunque la pandemia da Covid-19, quali ostacoli state affrontando voi, più che altro come operatori sanitari, anche nel trattare certe patologie rare molte volte? Non ci riferiamo adesso a questo, al dottor Unquidi Motallo, però insomma ce ne sono tantissime altre patologie pediatriche. Ecco, quali ostacoli state incontrando e come insomma state anche affrontando l'emergenza in questo momento? E allora c'è un grande sforzo mobile da parte della situazione sanitaria, che hanno fatto appunto un lavoro incredibile per quanto riguarda il monitoraggio, i tamponi, le vaccinazioni su tutto il personale, e questo ha portato appunto ad avere tutto il personale sostanzialmente coperto da questo punto di vista. Poi, in secondo luogo, ovviamente le norme che seguono e che tutti devono seguire, la distanza. Le mascherine, io in questo momento non ce l'ho, ma sono solo nel mio studio, quindi però al di fuori di queste situazioni usiamo sempre appunto le mascherine e soprattutto poi per i pazienti e per le famiglie è necessario per accedere in ospedale appunto effettuare i tamponi 2 giorni prima e questo alle volte può essere complesso perché prima appunto di poter essere ricoverati è necessario avere questi esami fatti. E se pensate che alle volte qualche paziente deve essere operato il lunedì o il martedì, significa che deve effettuare questi esami, questi tamponi il sabato, la domenica e poi tornare successivamente in ospedale per il ricovero e per l'intervento. Quindi questo aggiunge complessità all'organizzazione ed anche nelle sale operatorie, ovviamente se abbiamo pazienti. In emergenza e positivi, ovviamente, insomma, le misure di precauzione sono incredibilmente più complesse. Abbiamo avuto un paio di pazienti in scompenso cardiaco grave in cui la malattia aveva dato il Covid, aveva dato anche una miocardite, e quindi era necessario fare degli studi e degli approfondimenti in sala di emodinamica con tutte, diciamo, le protezioni del caso, le protezioni necessarie. Per cui, diciamo, è un carico in più nel lavoro quotidiano, rallenta alcuni aspetti appunto della presa in carico delle malattie, soprattutto quelle non in emergenza, ovviamente, però, insomma, con la pazienza dei genitori, delle loro famiglie e lo sforzo, diciamo, organizzativo e del nostro personale, diciamo che sostanzialmente. Continuiamo a essere soddisfatti di quello che si sta facendo e non abbiamo dovuto, come dire, negare a nessuno o rimandare in maniera pericolosa, insomma, nessun tipo di procedura fino al momento, direi. Dottore, un'ultimissima domanda, perché non gliel'ho fatta prima, ma interessava comunque dal punto di vista medico, insomma, a chiedere. Il trattamento transcatetere mini-invasivo viene utilizzato solo in questo tipo di operazioni, per la cardiochirurgia o ha anche altre prospettive di utilizzo? Chiedo da ignorante, naturalmente. Certo, no, un'ottima domanda, molto importante e molto interessante. In effetti non è solo il dottor Botallo, ma ormai negli ultimi 20-25 anni abbiamo sviluppato una quantità di tecniche per chiudere diversi tipi di difetti, diversi tipi di buchi, altri buchi nel cuore, difetti interatriali, difetti interventricolari, e possiamo allargare delle zone, delle valvole ristrette con i palloncini che vengono gonfiati a cavallo delle valvole oppure a cavallo di vasi ristretti. Possiamo impiantare degli stent, che sono delle retine metalliche che tengono poi queste strutture aperte. Possiamo impiantare delle valvole, possiamo appunto trattare mediante impianti di valvole. Questo è vero in età pediatrica, soprattutto sulla parte polmonare, ma è ancora soprattutto di più, diciamo, ormai quotidianità anche per le persone adulte, per gli anziani in particolare, con patologia della valvola aortica, soprattutto della valvola mitralica. Per cui ormai l'evoluzione è in questa direzione, su quella appunto di avere un impatto minore possibile sul cuore, sull'organismo del paziente, effettuando quanto più possibile per via transcatetere. Detto questo, il supporto dei colleghi della cardiochirurgia è sempre fondamentale, prezioso e si deve lavorare appunto in sinergia.
poiché solo dal lavoro insieme appunto è possibile cercare di trovare la soluzione migliore, che può essere chirurgica, come stiamo vedendo nel filmato in questo momento, a cuore aperto, oppure appunto transcatete attraverso appunto uno piccolo accesso attraverso una vena o un'arteria, però anche lì, ripeto, si cerca la soluzione migliore nella situazione specifica. Se vogliamo fare appunto una casistica, diciamo, grossolana, mentre diciamo 30 anni fa tutte le procedure si effettuavano in via chirurgica, per esempio per i difetti interatriali o per il tocco di botallo, anche nei pazienti più grandi, adesso è sostanzialmente le percentuali sono invertite, riusciamo a chiudere praticamente il 90% dei difetti interatriali per via transcatetere. E praticamente quasi tutti i dotti di botallo per via transcatetere, quindi anche in bambini più grandi o soggetti più grandi. Per cui, ripeto, insomma, l'approccio transcatetere è in grande crescita in tutti gli ambiti di età. Assolutamente, meno male, visto che giustamente ci sono tantissimi interventi che richiedono anche pratiche mini invasive, anzi saranno forse la frontiera ecco futura. La ringrazio, dottore, per essere stato con noi, averci parlato di questo importante intervento, un successo che io, come sempre, dico tutto italiano. Ringraziamo il dottor Gianfranco Butera, responsabile della cardiologia interventistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Grazie. Grazie a lei, buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori, buonasera. Grazie, alla prossima. Insomma, un intervento salvavita. Ogni tanto, ecco, anche in questo periodo di emergenza sanitaria e pandemica, riusciamo comunque a raccontarvi anche come, dalle altre parti, la chirurgia e anche la sanità sta facendo dei grossissimi passi avanti. Grazie, come sempre, all'equipe medica, a un approccio multidisciplinare e alla buona volontà. Nei passi avanti li stiamo facendo, molte volte si sente tantissimo di successi oltreoceano, invece abbiamo tantissimo anche come nostro paese da dare dal punto di vista della ricerca medica e soprattutto del lavoro che svolgono tutti i giorni gli operatori sanitari, che come insomma è stato detto anche nella prima parte di Una Mela al Giorno con Andrea Luppoli, non hanno bisogno semplicemente di un premio Nobel perché loro lo fanno per giuramento e vanno avanti quotidianamente, quindi hanno bisogno forse ecco, che invece ci sia un interesse maggiore anche al loro lavoro e situazioni meno precarie. Nella seconda parte non ho voluto lanciare un video dedicato ancora una volta ai pazienti più fragili e vulnerabili, perché noi ancora una volta con Una Mela al Giorno cerchiamo di accendere i riflettori anche in questa fase di emergenza pandemica su tutte quelle che sono le categorie più vulnerabili, che non possono essere dimenticati perché hanno bisogno di aiuto in questo momento. Stiamo parlando in questo caso, tra le categorie più vulnerabili, oggi abbiamo parlato dei pazienti con demenza e pazienti con l'Alzheimer. Volevo lasciarvi prima della sigla con questo video celebrativo di Alzheimer Uniti Italia, celebrazioni proprio per la festa della mamma, in cui con un filone, proprio uno sguardo, una testimonianza molto importante, tutti i pazienti anche con demenza, insomma, si sono uniti in questa celebrazione, perché un po' queste situazioni le vivono quotidianamente tantissime famiglie, ma non perdono mai la speranza e noi come informazione e a livello politico, come insomma le istituzioni dovrebbero cercare insomma di non far perdere mai la speranza e non dimenticare queste persone che stanno lottando ogni giorno con una patologia neurodegenerativa. Io vi saluto, vi lascio quindi a questo video, vi ringrazio ancora una volta per averci seguito, La Mela al Giorno in prima serata torna sempre ogni martedì alle 21:30, grazie per essere stati con noi, con me e il collega Andrea Lupoli che ha aperto questa puntata, vi ringrazio per averci seguito, buona serata e buonanotte da Roberta Sias. Bellissimo proverbio napoletano recita "Chi te na mamma non chiagna" e rende omaggio all'unica parola e all'unico amore che non hanno bisogno di spiegazioni. Per questo noi oggi celebriamo la festa dedicata alla mamma con il linguaggio più universale che esista, quello della musica. Allora oggi cantiamo la canzone Sì, Mamma di mamma di Claudio Villa. Villa. Perfetto, pronti? Un, Due, due, tre, tre, via. via. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone mi dice che il tuo bel sogno sei tu. Mamma, son tanto felice.
vive lontano perché mamma solo per te la mia canzone vola. Sarai più sola quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore forse non si usano più, mamma. La mia più bella sei tu la vita. E per la vita non vi lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna dall'or. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringerla al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sola con me tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospira il mio cuore. È bella, sì, e oggi è la festa della mamma. E allora senti, come si può fare? Ce la siamo cantata. Thank you.